Buonasera a tutti, sono Luigi Onoraco, se permettete ben trovati sul Drone da Combatto, versione Global Age Up, con ragazzi un'analisi che finalmente siamo in grado di fare. È da Ginyu che non analizziamo un PG importante, e per importante intendo un PG che nel meta prende posto da qualsiasi parte, che sia davvero buono e non sia semplicemente l'ennesimo leader secondario di un qualcosa che esiste già, che quindi in realtà non è lui buono, ma è il team buono con lui, tipo i Blue Boys Exchange, e che non è una ciofeca di dico cosa totale come Radish. Gli altri PG usciti sono stati comunque mediamente buoni, è innegabile, sono stati PG comunque che vale la pena pullare, ma questo entra in diritto nella top 3 dei migliori PG del gioco, a mio avviso, secondo solo nell'R7 anniversario, e parliamo della Family Ghillie Cannon, ovvero di Trunks, Super Saiyan e Vegeta Blu. LR Int, nuova LR Tanabata, quindi Dokkan Festival. Andiamo però con ordine. 19.750 HP, 17.910 attacco, 10.488 di difesa. Per leader della nuova category Bond of Parental Exiled, qui Child, o Future Saga, con 3 key, cioè sostanza questi, arrivando a un 200% di Battle of Fate. La leader è sia gioia che dolore, in quanto Parental Exiled Bond, per qualche motivo, non prende alcuni PG. A mio avviso, i Freezer, Namek Saga e Cold e Broly e Paragas del film di Super Dragon Ball Heroes ci sarebbero dovuti essere, ma ho scelto di no. Finisce per prendere praticamente tutti i Saiyan, o quasi, cioè non tutti tutti, però varie versioni di Goku, Vegeta, Goten, Trunks, Krillin, cioè prende un pochino di tutto, detta come va detta, molti molti super. Come Extreme prende solo Magetta e manco tutti Magetta. Ora che noto, prende solo i Magetta che hanno l'esplosione, quindi manco tutti. Quindi categoria interessante. Il problema principale è che non sono tantissimi i PG che prendono il 200%, ma non è un problema perché il team doppio di questo rimane, anzi diventa oggi il team con cui probabilmente è più facile, avendo un po' di, vabbè, togliamo il po', avendo comunque un culo mastodontico, finire la Red Zone Broly. Quindi andiamo molto bene con questo. Si possono giocare nella sua categoria personaggi molto interessanti e soprattutto combinazioni di personaggi molto interessanti. Quella che a mio avviso è la più grande delle figate a oggi possibile giocando con lui è poter farsi un team cazzuto con i Blue Boys, i Monkey Boys, una marea di PG forti e tenervi a ruotare gli androidi tech. Cosa che a mio avviso è una figata assurda, perché gli androidi tech sono il PG al terzo posto perfetto. Fanno da Ghost Usher, possono annullare scusate, i masugli della febbre. Possono annullare le special avversario. Ne sanno una più del diavolo, una più del diavolo, e come PG giocati in terza posizione sono ottimi anche in Red Zone. Noi infatti vedremo lo showcase che ho già registrato in Red Zone Omega, in cui sfondiamo quel povero Cristo di Omega, anche grazie agli androidi che ci annulleranno. Vabbè, poi vedrete, poi vedrete, poi vedrete. Ma cos'è a rendere così buono questo personaggio? Andiamo a vedere la sua passiva. Ha un'animazione d'entrata all'entrata. Vabbè, ormai abbiamo capito che la fanno a tutti. Carina, applausi, applausi. 2 key, 70% di difese, guardia contro tutti gli attacchi per 5 turni dall'inizio del turno. Nel momento in cui abbiamo un altro Bond of Parent and Child nello stesso turno, questa è tanta robina. Questo vuol dire che nel momento in cui abbiamo un qualsiasi PG della nuova category nel turno insieme a lui, avremo 5 turni di guardia garantita e boost difensivo ovunque lo giochiamo. Bond of Parent and Child ha dentro i Red Boys, ha dentro i Monkey Boys, e
ha dentro Gohan e Goku Tech, ha dentro Goku Super Saiyan Int. Questi due sono tra i migliori partner da giocare. Quindi sarà molto difficile che lui non abbia guarda attiva per i primi 5 turni, a prescindere da dove lo giochiate. Ha dentro anche e soprattutto Goku Tech Esa, che quindi vi garantisce al 100% che lui avrà questi due ki, la difesa e questa guardia. Due ki e 140% tocco e difesa di base come suo. Quindi abbiamo un buon buff iniziale. Abbiamo un additional con media chance 30% di essere una special. Ok, ci sta, non è tantissimo, però è un additional. Un ki, 15% di difesa e 7% di critico per ogni attacco che fa, fino a un massimo di 5 ki, 75%, no, scusate, per ogni attacco che riceve, per un totale di 5 ki, 75% di difesa e 35% di critico. Quindi dopo 5 attacchi si maxa, il che vuol dire che lo si riesce a maxare in 2 turni, detta una vedetta. E 70% attacco e difesa e guardia attiva al 100% se giocato come primo. Ragazzi, abbiamo un PG da prima posizione e ora potete abbassare qualsiasi cosa avete, applaudire e dire sì, cazzo. Sì, un PG da prima posizione. Grazie Dio, grazie Priscilla. Non si vede un PG da prima posizione praticamente da genio. Praticamente da genio, quello che usciva non era per forza prima posizione, o era a volte prima posizione giocato in determinati team, o è Golden Freezer, che è per prima posizione ma non per sempre. Quindi noi avremo i primi 5 turni se c'è un Bond of Parent in cui potrà giocare dove vuole, ma lo giocheremo comunque primo e poi sarà primo sempre con la guardia. Che ragazzi, fidatevi, in un PG come questo, che come vedremo ha effetto Kaioken nella 18 ki, arriva tramite tutti i moltiplicatori a un totale di 565% di difesa dopo 5 attacchi subiti giocando primo. Avere la guardia vuol dire tanto. Già vi permette di tankare la special di Broly STR. Senza oggetto subite 100.000 danni, il che vi fa capire a che livelli siamo. Con oggetto non dovreste aver problemi. Il problema è il terzo PG. È sempre il terzo PG il problema. Abbiamo un active, fa un danno a un nemico e trasforma tutti gli attacchi in critici per un turno. Molto interessante, permette di fare giochini davvero carini, davvero molto carini. Se vi capiterà il turno da tripla special sarà pum! Bombetta atomica felice, tutto buildato full additional, sarà davvero carino avere il critico garantito. E aumenta la difesa di tutti quanti al 20%, altra cosa davvero buona. La si può attivare a partire dal terzo turno con tutti gli alleati Future Saga o col 50% meno di HP a partire dal quinto turno. Ci sta, funziona, la userete spesso già contro la fase STR di Broly in Red Zone. Per chiudere in un turno in meno, basta quella per chiudere un turno in meno, ragazze. Se poi parte anche additional e altro, farete un botto di danni. Ecco, damage wise, non aspettatevi, non aspettatevi i danni di Gogeta IV o dei Blue Boys trasformati. Sta sotto come danno, ma è giusto così. Questa è un'unità difensiva, è un'unità molto difensiva che difensivamente sta sopra entrambe. Sia sopra Gogeta sia sopra, oddio, forse non sopra Gogeta post special se prende le orb con la damage reduction, ma di sicuro sopra i Blue Boys post special e post special ci sta sopra, quindi tranquillamente Gogeta dovrei farmi dei calcoli, dovrei vedere un attimino, forse contro i non STR sta sotto, però non ne sono completamente sicuro. Dovrei fare un paio di calcoli. La sua special a 12 ki aumenta per un turno attacco e difesa, 18 ki effetto Kaioken. Grandissima. Link, Saiyan Warrior Ray, Super Saiyan Ray Nage, Dismal Future, Professor Battle, First Battle, Legendary Power, non è Link migliore del mondo, ma funziona. Category, Future, Leader, Time Traveler, Leader, Giant Force, lo giocate, Vegeta Family, direi Leader, Bond on Master and Disciple. Penso si possa giocare addirittura Leader in sto team.
Sono abbastanza certo di poterlo giocare come leader. Battle of Fate, direi leader nella versione super, direi leader nella versione super, tranquillamente. E Bond leader. PG davvero enorme, è una sicurezza, pullateci qualcosina, il banner purtroppo è tutto sto gran culo, io l'ho trovata la terza e mi sono fermato, quindi... Easy cheesy. Non ha eccessivamente bisogno di ability, anche se un ability 1 per dargli additional non farebbe cagare. Oltre quello, intanto a dire, PG davvero ottimo, tra le migliori lane del gioco. GG. Migliore lane tanabata oggi. Poco ma sicuro, dopo una family che ha sempre avuto alti e bassi, dei Blue Boys che non viene mai fottuto niente a nessuno, quasi. Poracci. È un Gogeta che sì, buono, però è nato vecchio. Questo invece è PG al passo coi tempi e adatto a tutte le modalità di gioco. Vi ringrazio, ci vediamo domani con lo showcase e buona serata.